spero che mi sentirete, perché la giornata è stata un po' pesante, quindi sono un po' con poche forze. Comunque cerco, magari in piedi mi sentite un po' meglio. Sì. Bene, grazie. Stavo dicendo che siamo al termine di questa giornata, che è stata splendida, ci ha aiutato moltissimo il tempo. Direi che l'organizzazione è stata fantastica, quindi dobbiamo ringraziare Paola di tutto questo lavoro. Un lavoro molto difficile, anche perché, come sapete, ci sono state incertezze fino all'ultimo. Si potrà fare, non si potrà fare, farà brutto, farà bello, non si potrà entrare, insomma è stato veramente molto pesante. Ad ogni modo credo che siamo, no? Possiamo essere tutti soddisfatti. Più che soddisfatti anche per l'attenzione altissima delle persone, la comprensione di quello che è successo. No, direi che è andata veramente bene. Ti ringraziamo molto. E grazie a te comunque, cioè perché poi, lei è dei sindaci che così, assolutamente come posso dire, sono pieni di cuore e di volontà di fare bene. Sa, quindi... non mi fare arrossire. Sì. E poi comunque anche volevo ringraziare anche proprio tutti i volontari, anche gli alpini sono stati magnifici. Tutti quelli che hanno partecipato, insomma chi ha voluto esporre le sue attività, i suoi prodotti. Certo. Direi che è stata veramente una bella giornata, quindi insomma. E quindi adesso questo tema chiude, allora, in bellezza. Questo tema, io sono un po' birichina e l'ho un po' voluto io. Ma perché? Perché conosco Ernesto, sono un po' di anni che collaboriamo, perché lui è un cittadino esemplare che si propone. Abbiamo fatto assieme un lavoro, perché Ernesto è prima di tutto un grande musicista, è un professore di contrabbasso. E quindi abbiamo collaborato fin dal 2015, abbiamo messo su un workshop musicale nel quale abbiamo invitato veramente delle persone molto importanti dal punto di vista musicale, Lina Bossatti, alla quale abbiamo dato la cittadinanza onoraria perché è originaria di Rueglio, che ha sempre collaborato con Marcella Zola. Marcello Zola è un grande del jazz, conosciuto soprattutto in Francia. Ha suonato con Jacques Brel, con Edith Piaf, insomma veramente un grande, è purtroppo scomparso, ma era davvero molto anziano, cos'è, un anno fa mi sembra, ma era venuto a Rueglio e avevano proposto questo workshop musicale che è stato veramente splendido, e devo dire che Ernesto ha proprio contribuito, ecco, a questo. E poi Ernesto è una persona piena di idee, di iniziative, e lavora anche molto sul tema della morte. Allora lui ha scritto un libro che vi presenterà, che si chiama Cosa fare, cosa dire nel tempo del lutto, me l'ha presentato, abbiamo dato il patrocinio del comune e abbiamo anche curato assieme la traduzione in lingua francese, che come sentite dal mio accento, ecco, c'è qualche origine transalpina. Però mi sembrava che questo fosse davvero importante, perché nella nostra società non si parla più di morte, sono dei temi tabù. Non si dice niente, la nostra società dobbiamo essere tutti belli, ricchi, giovani, in buona salute, e non c'è spazio per il resto. E allora mi sembrava che in questa giornata concludere parlando di morte, ma in tutta serenità, perché poi la morte fa parte della vita, quindi non dobbiamo nasconderci, e presentare anche, visto che Ernesto ha approfondito questo tema, presentare anche la morte raccontata ai bambini, ai ragazzi, perché anche questo, molti ragazzi sono confrontati purtroppo al decesso di un genitore, di un nonno, di un amico in classe, di un animale, di una separazione, perché tanti genitori si separano e quindi anche per questo diventa un lutto per il bambino, e quindi aiutarli. E lui aiuta attraverso le sue parole, ma anche attraverso la sua musica. Quindi ve l'ho presentato e adesso lasciamo parlare lui, e poi semmai le farò qualche domanda, ma anche voi potrete farle delle domande. Grazie. 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 C'era una volta, nell'anno 1000, in Bretagna, un paese piccino, piccino, piccino come Cimabossola, ma era un paese vivo. La gente, pensate, sapeva leggere, scrivere, contare e fare gli attori. Oh, perché? Perché in quel villaggio viveva Gisella. Gisella, voi dovete sapere, che era una sciamana.
e nell'anno 1000 arrivare a 90 anni, wow, vuol dire proprio essere speciali. Gisella raccontava anche le storie ai bambini, che le stesse storie che raccontava ai bambini le raccontava anche ai grandi. E una delle leggende che si raccontava dalla notte dei tempi, di quando Gisella era piccina, è che dentro il bosco, ma dentro, dove non c'è la luce, si può trovare una maga che ti fa ringiovanire. Voi dite, ma cosa dice Ernesto? No, veramente, è accaduto. È una cosa rara, non è di tutti i giorni, ma se tu sei veramente fantastico, se tu sei bravo, se tu sei buono, se tu aiuti la comunità, allora bang! Lei si presenta. Gisella però era una donna razionale, a 90 anni, però doveva compiere gli anni e lei non aveva voglia di morire. Lei voleva vivere ancora. Non so quanto, Gisella, diciamo, volevo vivere ancora. Allora cosa fa? Vado in mezzo al bosco, prende la sua mucca, così almeno poteva bere il latte, si porta qualche semino, qualcosa, qualche cipolla, qualcosa, e va. Va nel mese di aprile, va dentro il bosco dove c'era il buio più fitto, e vicino a una grotta si siede e aspetta maggio, giugno, luglio. A metà agosto comincia a far freddo e dice, vecchia stupida, torna al tuo paese. Prende la mucca e mentre sta per andare al villaggio, una signora la chiama, Gisella, Gisella. Sì, ma cosa, ma dove vai? Me ne vado via. E gli racconta il motivo. Poi gli dice, ma scusa, ma tu come fai a conoscere il mio nome? Perché io sono la maga buona. Bang! Bacchetta magica e diventa una ragazza bellissima questa maga. Gisella, oh, ma allora è vero, ve l'avevo detto che non era una bugia, eh? Non succede a tutti, ma c'è. Oh, che bello, che bello. Gli fa, guarda Gisella, ho deciso, verrai a vivere con me. Ma cosa vuoi che faccio a 90 anni? Vieni a vivere con me, farai i lavori, ma a 90 anni tu vieni a vivere da me. E ogni anno che tu compi, io ti faccio ringiovanire di 5 anni. Gisella comincia, 90, festeggia, 85, 80, sempre indietro, 30 anni va nel suo villaggio, nessuno la riconosce perché la maga l'ha camuffata, e va a fare l'amore col panettiere, che lei amava tanto ma non voleva fare per una cosa, non sono cose da fare, e ha fatto l'amore. Poi è ritornata, contentissima, 30, 25, quando arriva a 5 anni dice, ma scusami maga, ma tu chi sei? Perché io quando compio gli anni sarò morta, è vero, io sono la morte. Mm. La morale, noi che abbiamo la fortuna di vivere, che nasciamo, abbiamo l'opportunità di vivere, la morte, amici miei, ci tocca a tutti. Mm. Oggi, adesso vi faccio ascoltare la versione suonata di questa canzone bretone, è un andrò, il ballo è un andrò. Gli strumenti io li intono a 432, che è la frequenza della terra.